vanità. Forse sono parole un po' scontate, no? Perché le ascoltiamo spesso, però forse credo che sia un insegnamento che fa bene a noi stessi. Dobbiamo ritrovare il coraggio di credere in noi stessi, nell'amore, nel bello, nel bene, crediamoci, perché non tutto è male. I 10 anni di Noemi, una forza della natura, la bambina di Guardia Grele affetta da atrofia muscolare spinale, sono stati festeggiati con uno spettacolo di beneficenza al Teatro Marucino di Chieti, gremito per l'occasione. E la bella notizia, Andrea Sciarretta, il papà di Noemi, l'ha data subito al pubblico presente, e cioè che la ASL di Pescara ha avviato un percorso in tempi rapidi per attivare 4 posti letto di terapia intensiva pediatrica. Questo è un risultato vostro, ha detto Andrea Sciarretta, rivolgendosi a tutti i presenti, sottolineando che il progetto Noemi sta raggiungendo tanti risultati grazie al buon cuore di tutti. Ha ringraziato l'assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, presente in sala, ha ringraziato il presidente Marsiglio e la ASL di Pescara tutta con la dottoressa Zoccaro. La serata è stata una festa coordinata da un grande Federico Perrotta, con la presenza di tanti artisti: Chiara Tarquini, Claudio Lauretta, Dado, i Quattro Santi, Delè, Poi Ve Lo Dico, Massimiliano Elia, Valentina Olla, Giacomo Rasetti, Valentina Ferrari, Domenico Turchi. E tanti messaggi per fare gli auguri a Noemi: Lino Guanciale, Cucinotta, Lillo, Gabriele Cirilli, per citarne alcuni. Divertimento tanto, emozioni tantissime per un evento dedicato a Noemi, ma anche agli importanti obiettivi dell'associazione. Una serata nella quale sono stati raccolti 6.930 euro, un grande risultato grazie anche ai media partner come Rete 8, Il Centro e Radio Delta. E poi un gran finale con un messaggio significativo di Andrea Sciarretta. Assolutamente un'emozione enorme, grazie, grazie, grazie al profondo del cuore, perché davvero abbiamo, credo, regalato un momento di qualità, di rispetto, di meno indifferenza. Il discorso che ha fatto Federico mi accomuna: basta con l'indifferenza, cerchiamo di Noi viviamo la disabilità, Noemi vive e lotta ogni giorno contro la SMA. Per noi la SMA è diventata senza mai arrendersi. Abbiamo cercato non solo di pensare a noi, ma anche agli altri, a coloro che non hanno ancora una presa in carico, le diagnosi che non hanno ancora quell'opportunità di una cura efficace, efficiente. Abbiamo semplicemente pensato a tutti, a noi. Abbiamo pensato a noi. Quindi dobbiamo cercare di ritrovare quel noi tutti quanti insieme, in modo che tendenzialmente riusciamo a superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti, perché ognuno di noi può avere un ostacolo. Ignorarlo non è quello il giusto approccio. Guardarlo negli occhi, cercare di superarlo, e se non ce la facciamo, chiamiamo gli amici. Cerchiamo di parlare, dialogare, di ritrovare gli abbracci, perché il resto prima o poi finirà. Il materiale svanisce, ma l'amore resta.